Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui in Cucina col Banana. Oggi facciamo la pasta e fagioli, una ricetta che volevo fare da un po' di tempo, me l'avete richiesta e farò anche i maltagliati a mano per farla proprio, per renderla proprio al meglio. Ora i saluti e poi gli ingredienti. Vediamo un po' i saluti, scusate, me li stavo scordando. Allora, saluto Enrico Olivieri che me l'aveva richiesta insieme a quattro ragazzi che me l'avevano richiesta su Instagram, un momento che ritrovo i nomi: Antonio, Andrea, Federico e Giuseppe, un salutone. E poi saluto Alessio Tombola che mi chiede di salutare anche i suoi amici Blussi e Gnomalli. Spero di averli detti bene, comunque avete dei soprannomi che non si possono sentire. Ciao! Una parte almeno, cercherò di fare, non ne farò tantissimo anche perché poi chi sa la magna, che qua non sa come mangiare nessuno. Quindi allora, questi sono 250 grammi di, no, sono 300, 300 250 o 300 è indifferente, di borlotti che ho messo per una notte in 12 ore all'incirca a bagno. Qui abbiamo 100 grammi di farina zero e un uovo per andare a fare poi i maltagliati. Nella passata abbiamo 80 grammi di fondo di prosciutto crudo, lo useremo tutto anche perché penso che poi qualche grammo comunque sarà di scarto. Uno scalogno, per adesso questo qua, poi qualche spezia ve la faccio vedere dopo. Cominciamo a tagliare il fondo del nostro prosciutto. Io preferisco farla col fondo del prosciutto, se voi avete a casa il guanciale o la pancetta e preferite è uguale. Diciamo che a me piace farla col fondo del prosciutto, però diciamo che non è proprio una regola matematica. Tagliamo lo scalogno e poi andiamo a soffriggere il tutto. Eccoci qua ragazzi, allora ho messo un po' d'olio extravergine d'oliva, ci ho buttato il nostro prosciutto con lo scalogno, facciamo soffriggere per bene. Mentre qui soffrigge andiamo ad aggiungere un pizzico di peperoncino, ok, e poi ci andiamo a mettere anche un po' di pepe. Il sale adesso non lo aggiungiamo perché comunque c'è il prosciutto molto salato, lo aggiungeremo dopo. Aggiungiamo i fagioli. Che casino, che è tutto questo rumore. Facciamo andare un minuto e poi aggiungiamo il pomodoro. Aggiungiamo il pomodoro l'acqua e facciamo cuocere questi, essendo fagioli freschi, almeno un'ora e un'ora e 10, un'ora e 20 facciamo cuocere. Ecco qui ragazzi, allora ho spento il fuoco, ha cotto, guardate com'è bella densa. Ora ho spento il fuoco, ora faccio i maltagliati. Ho già aggiunto il mio ingrediente segreto ragazzi, Federica voleva che io ve lo rivelassi, ma io ho un ingrediente segreto nella mia pasta e fagioli che non dico a nessuno e quindi mi dispiace, non lo sa neanche lei. No, lei lo sa, è l'unica che lo sa, e insieme a mia madre e a mia suocera, poi basta, non lo sa più nessuno. E quindi ora vi faccio vedere i maltagliati. 100 grammi di farina, un uovo intero, pizzico di sale, mescoliamo prima qua dentro e poi ci spostiamo su un piano. Allora ragazzi, mi sono spostato su un piano, ho messo un po' di farina, ora sto facendo tutto a mano perché a noi maltagliati come piacciono? Tagliati erti, belli erti. Quindi andiamo a mano col mattarello, non usiamo lo
stand di pasta. Già così ci dovremmo essere. Ora vi faccio vedere come facciamo a tagliare. Andiamo a tagliare. Allora, vi faccio vedere su un pezzo, diciamo, più o meno dritto. Così. Poi, essendo mal tagliati, devono essere tagliati male. Te vedo titubante. No, no. Sì, guarda che sfoglia che ti ho fatto in 2 minuti. Solo di più. Abbiamo aggiunto un po' d'acqua, però poca, perché la pasta e fagioli a noi ci piace densa. A me e a Federica, già ad esempio il padre di Federica piace più bella, più acquosa. Un paio di minuti e sono pronti. Eccola qui, ragazzi. Che te guardi tu con quell'occhi? Non te la mangi, no, eh? Non me la mangio. A lei piace tanto la pasta e fagioli, quindi andiamo all'assaggio. Mal tagliato, bello papposo. È buonissimo, ragazzi, però scotta troppo. Allora, io non ci metto parmigiano, eh? Pecorino non ci metto niente, quindi non ci abbiamo messo. Se voi ce lo volete mettere, mettetecelo. Che volevo dire poi? Come si sente l'ingrediente segreto? Porca vacca. Buona, buona. Ci vediamo, ragazzi. Potresti fare un contest, chi scopre l'ingrediente segreto? Già, ragazzi. Banana.